Noi puntiamo ai playoff e siamo ottimisti per adesso. La cosa che ho guardato con attenzione è che le prime due reti sono state realizzate al 40esimo e al 41esimo del primo tempo e la quarta e la quinta al 40esimo e al 41esimo del secondo tempo. Questa particolarità del Volturara, di magari di timbrare il cartellino negli ultimi minuti di gioco, è una cosa già nota perché comunque anche nel primo tempo ci sono state diverse occasioni, un palo, due occasioni divorate. Magari forse la zona Cesarini che aiuta questa Volturara. No, forse oggi è stata così una casualità. Altre partite abbiamo segnato nei primi 15 minuti e poi siamo stati rimontati, però sono partite che vanno così a volte, dipende. Va bene così per adesso. Qualcosa sull'attaccante De Feo che sta dimostrando un ottimo carisma. Già l'anno scorso con la Bellinum ha fatto vedere un po' a tutti il suo valore. Quanto è importante per questa squadra? Eh sì, noi soprattutto oggi che ci mancava il nostro centravanti D'Argenio che è infortunato, finalmente Carlo De Feo si è sbloccato, diciamo, come realizzative. Sappiamo che sarà un giocatore fondamentale da adesso fino alla fine.